Radio, Radio 2020. Zero. Zero. Zero noia, zero pensieri. Bentornati su Radio 20.0, siamo qui dal liceo Rebora con una nuova puntata di Reboriani fuori orario. Qui con me c'è la professoressa Cristina Bani e la dottoressa Simona Spinello. Vi volete presentare? Sì, grazie. Allora, io sono Cristina Bani e insegno matematica e fisica al liceo Rebora da moltissimi anni. Negli ultimi 12 anni ho anche condotto lo sportello di ascolto per gli studenti e per i genitori e da alcuni anni facciamo insieme alla dottoressa Spinello e anche ad altre persone, abbiamo organizzato dei gruppi di counseling su tematiche di interesse per gli adolescenti. E intanto approfitto per presentarvi la dottoressa Simona Spinello, se vuoi dire qualcosa tu. Ciao, buongiorno a tutti e tutte. Io sono un counselor e insieme alla professoressa Bani da qualche anno svolgo l'attività di sportello d'ascolto individuale e 2 anni fa abbiamo appunto inaugurato il percorso di gruppo dedicato alle relazioni. Come è nato questo progetto? Perché a scuola? Sì, dunque, questo progetto ha avuto diverse origini. Innanzitutto la preside ci ha proposto di aderire a dei bandi di progetti PON, mm-hmm. Poi magari vi dirò 2 cose su che cosa sono i progetti PON, e fra questi progetti possibili ce n'era anche uno che avremmo potuto condurre attraverso il counseling. E siccome con la dottoressa Spinello avevamo già appunto fatto un'esperienza di questo tipo che aveva avuto un certo interesse, abbiamo pensato di poter riproporre un progetto simile nei metodi, ma poi molto più ricco in quanto a contenuti e a nuclei su cui lavoreremo, cercando di adeguarlo a quelle che sono le modalità dei progetti PON. Se volete vi dico appunto 2 parole riguardo ai progetti PON. Certo. I progetti PON sono dei progetti finanziati dalla Commissione Europea. PON mm-hmm. significa Programma Operativo Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione. Sono dei progetti che si occupano di affrontare delle priorità strategiche per il settore scolastico e in particolare l'ambito in cui rientra il nostro progetto è quello di come obiettivo principale quello di ridurre la dispersione scolastica promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità, la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e poi il rafforzamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. Questo è più o meno, sono un po' le caratteristiche dei progetti PON. Il nostro, di cui vi parleremo oggi, si intitola Il tesoro nascosto dell'adolescenza, la mappa per trovarlo attraverso un percorso di counseling di gruppo. Spero vi piaccia questo titolo. Sì, è molto interessante e anche molto bella l'idea, devo ammettere che è molto bello anche il nome. Vuole parlarci di cosa prevede questo progetto, questo... Ma intanto è un percorso di counseling di gruppo, quindi è interessante dirsi e condividere che cos'è un counseling di gruppo. In parole semplici è un percorso di crescita personale e di gruppo e una sorta di palestra dove non alleniamo i muscoli ma
alleniamo la conoscenza di sé e le nostre abilità relazionali nella relazione, come dire, a due e anche in quella appunto di gruppo. Non si tratta di teoria, ma di sperimentarsi nel contatto con gli altri. E la bellezza del gruppo è un po' tautologico, ma è proprio il gruppo che è fatto da persone vive, specifiche, che portano la loro esperienza. Invece, una curiosità più che altro mia, se avesse davanti tutta scuola, tutta Rebora, perché lo consigliereste? Ma perché è un'esperienza innanzitutto molto divertente, il counseling di gruppo è divertente, ve lo garantisco, e qualcuno può anche dirlo perché magari ha provato questa esperienza, ed è anche molto formativa, è proprio un'esperienza con la E maiuscola, in cui si condivide qualcosa di sé sulla base di un patto iniziale di rispetto reciproco e di ascolto l'uno dell'altro senza giudizio, che questa è una cosa bellissima, potersi sentire ascoltati senza che ci giudichi qualcuno. Se posso rispondere anch'io, rispondo così. Io ho 50 anni e quindi ho vissuto l'adolescenza tanto tempo fa. Non me la sono dimenticata però, e ripensandoci alla fine della progettazione di questo percorso con la professoressa Bani, ho proprio pensato, caspita, ma se quando ero adolescente io avessi avuto l'occasione di confrontarmi con i miei compagni, amici, coetanei, e quindi io mi sarei iscritta. Io ricordo qualche anno fa appunto che ho partecipato e ho immaginato che con la situazione Covid, con tutta la pandemia e la chiusura delle scuole, sia cambiato molto e molte cose ovviamente non si potranno rifare. C'è qualche esercizio, c'è qualche cambiamento che avete pensato per la pandemia? Secondo voi ci sarà un ritorno più forte di prima? Ma a mio avviso più forte è la voglia di stare insieme e di spendersi in esperienze che coinvolgano più persone insieme, e questo credo che sia già un po', tra virgolette, curativo per quello che abbiamo passato. Grazie. E ultima domanda. Secondo voi è importante per uno studente parlare e confrontarsi in gruppo? Allora, diciamo che il gruppo può essere anche un luogo di ascolto, può essere un luogo di condivisione, di scambio. La cosa bella del gruppo è che ognuno può scegliere come stare in questo spazio, quindi non è forzato a partecipare in modo, come dire, attivo o condividendo le proprie esperienze, ma basta esserci con la E maiuscola, quindi ognuno sceglierà come stare insieme ai propri compagni. Volete aggiungere altro sul progetto? Sì, direi che vale la pena incominciare a spiegare un po' più da vicino come è strutturato questo progetto. Innanzitutto consiste in 13 incontri che si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 14.45 alle 17.00. Cioè sono 2 ore e un quarto, e più un incontro finale molto breve di 45 minuti, un 14° incontro. E questo, ecco, un'altra cosa di carattere pratico che volevo dire è che la frequenza di questo progetto darà l'opportunità di ottenere il punto di credito formativo che, voi sapete, al triennio ogni anno è possibile avere, e la sua frequenza potrà anche essere poi attestata nel vostro curriculum dello studente. In che cosa consiste quindi? Beh, adesso io propongo una cosa, Simona, di affrontare un po' io, un po' tu, i vari incontri, cioè
Brevemente vi diremo cosa di che cosa si parlerà, ma più che parlerà, di che cosa si sperimenterà in tutti questi 13+1 incontri. Va bene? Va bene, grazie. Allora, all'inizio il primo incontro si intitola Presentarsi, conoscersi, fare gruppo. E diciamo che in questo incontro si costruirà insieme, attraverso un patto, la relazione, si comincerà a costruire la relazione di fiducia che ci dovrà accompagnare per tutto il percorso. Gli incontri successivi sono dedicati invece a una scoperta delle emozioni, in quanto così, con l'idea quella di familiarizzare di più con il contatto con le emozioni, e in particolare anche con le emozioni a scuola. L'abbiamo intitolato non solo ansia, perché immaginiamo che possa emergere questo tema, ma che non sia l'unica emozione che c'è nell'ambito scolastico. Sì, devo dire infatti che lo scorso anno, non so se vi ricordate, c'era l'idea di fare già un'altra attività di counseling di gruppo, che però poi non è potuta partire per i problemi dell'obbligo di distanziamento e così via. E all'epoca avevo inviato un sondaggio agli studenti in cui proponevo 5 tematiche che avrebbero potuto essere oggetto di questi gruppi di counseling, e fra questi il più gettonato era uno che riguardava l'ansia. Quindi abbiamo pensato che magari non solo sarebbe stato opportuno, non dico concentrarci soltanto su questa emozione, infatti abbiamo scritto non solo ansia, però partire anche magari da quel rilevamento che abbiamo fatto per esplorare questa emozione oltre a tante altre molto importanti. Il mio incontro preferito è quello che abbiamo intitolato C'era una volta l'interrogazione, ovvero studio, studio, studio e l'interrogazione non va come vorrei. E se fosse anche una questione di comunicazione? Quindi sappiamo che è un tema molto sentito a scuola, è una sfida quella delle interrogazioni con cui ci si confronta, e quindi sarà bello trovare insieme delle risorse per migliorare le proprie capacità di comunicazione, con qualche, come dire, suggerimento dei facilitatori, ma anche con le risorse che ognuno metterà a disposizione del gruppo. Il quinto incontro, il quinto, sesto e settimo in realtà, quindi sono 3 incontri, tutti sulle relazioni. In particolare il primo e il quinto è cara mamma, caro papà, quindi le relazioni con i genitori. E qui abbiamo scritto un sottotitolo così: vorrei dirvi che, mi aiutereste a, non sono d'accordo con, cioè in definitiva cosa vogliamo dai nostri genitori, sappiamo comunicare in modo efficace i nostri bisogni. Poi invece nell'incontro successivo riprenderemo quello che era stato il tema centrale del progetto di 2 anni fa, fratelli e sorelle, odio e amore, barra o amore. Noi affronteremo appunto la tematica dei rapporti tra fratelli e sorelle e esploreremo le dimensioni di competizione e condivisione, di rivalità e complicità che sono sempre presenti in ogni relazione fraterna. L'ultimo di questi 3 incontri sulle relazioni riguarda le relazioni fra pari. Io, tu, noi, l'amicizia tra pari e i rapporti amorosi. L'amico e l'amica del cuore, il fidanzato, fra virgolette, e la fidanzata, i compagni e le compagne, di classe, di squadra, di banda, la compagnia del sabato sera. Come viviamo le relazioni con i nostri pari? Sono tutte rosa e fiori? E questo è un po' il nucleo che riguarda noi e gli altri. Okay. E poi tantissimo altro. Trovate illustrato benissimo nella locandina. Possiamo che leggere, girerà. Leggere però, solo esatto. I titoli: il corpo al centro, miti, idoli, mentori e maestri, le 10 regole per avere buoni desideri,
cosa desideriamo per il nostro futuro. Siamo cittadini del mondo e ora ci salutiamo. E poi l'ultimo di 45 minuti che si intitola Il tesoro. Vi ringrazio per questa intervista e un'ultima curiosità, come se volessi partecipare, come potrei fare? Allora, basta per il momento mandare il proprio nominativo a bani.cristina@liceorebora.onmicrosoft.com. Io prenderò nota e poi vedremo, perché abbiamo anche dobbiamo porre un limite al numero massimo, sempre per questioni comunque di non creare troppo assembramento, quindi attendiamo comunque le vostre adesioni. E per concludere, il percorso inizierà a fine ottobre, inizio novembre, e gli incontri saranno cadenzati un venerdì sì e un venerdì no. Okay. Sì, quindi all'incirca saranno due incontri mensili e finiremo con il mese di aprile. Pensavamo di cominciare il 15 di ottobre, ma siamo arrivati un po' troppo sotto la data, quindi adesso arriverà anche una circolare in cui vi spiegherà un po' tutto nel dettaglio e anche la prima data, il primo incontro. Va bene, perfetto. Vi ringrazio per questa intervista. Grazie anche da parte nostra, siete stati molto gentili, grazie. Noi vi aspettiamo, non vediamo l'ora di iniziare, anche perché anche per noi come counselor sarà una bellissima emozione, un bellissimo percorso di crescita anche nostra, lo abbiamo già sperimentato 2 anni fa, vi aspettiamo. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, ci vedremo alle prossime puntate, sempre su www.radio20.it con Reboriani fuori orario e altre molte novità. Ciao! Radio 20.0 è arrivata. Radio Mast, Radio Web Arese, Radio Rebora e tante altre radio unite per formare un unico e grande network. Scopri tutte le novità su radio20.0.it. Radio 20.0, voci in rete.